Direttore di Difesa Online, buonasera e benvenuti in una puntata di Difesa Online. Il tema è oggi la legione straniera francese, un argomento che non abbiamo mai affrontato e che approfondiremo con due ospiti particolari, due legionari che si sono arruolati per ferme e in età diverse. Abbiamo Danilo Pagliaro, classe 1957, che si è arruolato a 37 anni ed è rimasto per 25. 25, buonasera. Grazie della partecipazione. E Giorgio Pozzoli, che a 21 anni, giovanissimo, è partito per la Legione e si è rimasto per 6. Esatto, buonasera. Classe 1966. La curiosità è che più nell'anno in cui si congedava Pozzoli si arruolava Pagliaro, quindi vedremo vari aspetti, varie esperienze, e copriremo dagli anni 80 ad oggi, meno male, come esperienza, come quadro sulla Legione. Tiziano, puoi fare un'introduzione di quello che è la Legione? Sì, buonasera ai nostri ospiti, buonasera ai nostri ascoltatori. La Legione straniera ha quasi due secoli di vita, è stata creata nel 1831 dal re Luigi Filippo, e in quasi due secoli di storia si è ammantata di moltissime leggende e miti. Veniva considerato come un posto dove si rifugiavano i criminali, dove chi avesse qualcosa da nascondere, che dovesse fuggire dal proprio paese, poteva rifugiarsi nella Legione. E questa sera i nostri graditissimi ospiti smentiranno sicuramente questi luoghi comuni. La Legione straniera è un corpo militare della Repubblica Francese ed è stata protagonista di tutti gli eventi bellici dalla sua creazione, che ha visto impegnata la Francia in molteplici, innumerevoli teatri operativi, nei conflitti mondiali, nelle ultime due guerre mondiali. E qui abbiamo questa sera un personaggio come Danilo Pagliaro, che ha vissuto gli ultimi 25 anni della Legione, quindi ha vissuto in prima persona tutti quegli sconvolgimenti che la guerra al terrore, la guerra contro le milizie jihadiste, ha visto protagonista le forze armate francesi in vari teatri operativi. Non lo so, possiamo iniziare? Io quello che inizierei, immagino che sia una curiosità anche di molti lettori, è sull'età di arruolamento. Danilo, lei si è arruolato a 37 anni, cosa che altrove sarebbe quasi fantascienza. Qual è l'età in cui ci si può arruolare nella Legione? Allora, in Legione straniera ci si può arruolare dai 18 anni compiuti ai 40 non compiuti, semplicemente. Quindi è una fascia di età ampissima. A 37 anni... qual è stata la decisione e la difficoltà nel fare questa scelta? Ma la difficoltà da 37 anni, probabilmente si è più maturi di un ragazzo di 20 anni che non sa neanche lui perché vuole andare. Dico probabilmente, perché dopo ogni persona è un caso a sé. Le difficoltà è particolarmente duro, non ci sono dei parametri diversi in base all'età, in base a altri parametri, appunto, un gioco bruttissimo di parole, per cui effettivamente bisogna avere una discreta forma fisica. D'altra parte è da smitizzare questa cosa, perché ogni tanto sento che bisogna essere di superuomini. Qualsiasi persona assolutamente normale, penso che Giorgio sarà d'accordo con me, può arruolarsi in Legione straniera, cioè le prove sono veramente, per una persona sana, di sana e buona costituzione, che sia solida fisicamente e psicologicamente, una persona si arruola, ma senza il minimo problema. Ok, Giorgio, invece lei ha 21 anni, giovanissimo.
come hanno preso l'idea i familiari, è stata una fuga così inaspettata? Beh, devo dire, i familiari non ne sapevano nulla, quindi per diversi mesi sono rimasti all'oscuro di dove fossi finito e cosa stessi facendo. 21 anni sì, ero abbastanza giovane, ma ancora adesso se dovessi tornare indietro ho anche aspettato fin troppo, sarei dovuto partire di un'ora prima perché ho perso del tempo per lì. Soprattutto in un periodo in cui non si hanno delle idee chiare su quello che si deve fare, almeno questo era il mio caso in quel periodo, quindi per cui se fossi partito prima sarebbe stato solo che del bene. E quindi per X tempo non ne hanno saputo nulla, ho ripreso contatto dopo e ancora non ho scoperto le carte immediatamente, ma è solamente tempo dopo che li ho messi al corrente di qual era la situazione. Era soprattutto la voglia di far sapere che insomma stavo bene, che non c'era nessun problema. Quali sono i requisiti per arruolarsi? Ovvero c'è anche un mito che forse, ecco, come diceva Tiziano, chiunque in fuga può andare a far domande alla legione per senza presentare documenti o rifarsi una vita. È corretto oppure bisogna sfatare questo mito? Allora, Danilo, parla io, parli tu. Tanto diciamo le stesse cose, per cui... Ebbene, sì, almeno che non fosse necessario proprio dei documenti da presentare per arruolarsi, sì, ma è vero nei tempi passati. Adesso, ai tempi nostri, qualcuno che si presenta senza documenti vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché tutti hanno bene o male un documento da qualche parte da presentare. Quindi per cui c'erano stati dei periodi nel passato, sto parlando di 70, 80, 100 anni fa o più indietro, in cui la legione aveva necessità di arruolare del personale molto rapidamente, quindi non c'era la possibilità di fare dei controlli sull'identità, sulla persona, prima di mandarli in addestramento e poi eventualmente direttamente sui campi di battaglia, e per cui li prendeva così come erano e poi si arrangiava lei per mettere a posto le carte, in un certo senso. Questo sì. Poi, come diceva anche Danilo, effettivamente chiunque si può arruolare. Quello che cerca la legione non è il super palestrato con dei super muscoli, super sportivo. Quello che cerca la legione è una persona che quando si arruola, prima di tutto, si arruola e ci resta per tutto il periodo dell'ingaggio, quindi dai primi 5 anni questo è il primo contratto, e quindi deve poter, avere una forza di volontà sufficiente per resistere a un tale cambiamento di vita e soprattutto resistere a essere completamente sradicato dalle sue origini e culture, messe in un addestramento dove probabilmente, se non è una persona molto fisica, una cosa che non ha mai fatto prima, se è una persona anche che comunque ha una certa prestanza fisica, non si è probabilmente mai messo di fronte a certi sforzi, soprattutto nel tempo, eccetera, eccetera. Quindi per cui quello che cerca la legione non è un super ramo, ma cerca una persona che sia comunque, che abbia una forza di volontà per andare fino in fondo. Questo sì. E poi ovviamente anche una certa prestazione positiva, questo ancora meno. Lei Pozzoli si è arruolato nel 1987, se non sbaglio, 21 anni? 88, ai 88. Primi dell'88. E quindi per un italiano in quel periodo per fare veramente la vita da soldato bisognava arruolarsi nella legione straniera, che ricordiamo in Italia esisteva ancora la costrizione obbligatoria e la massima operatività era stata la missione in Libano nell'82-84, dove tra l'altro erano presenti anche i legionari e pagarono un alto prezzo di sangue, se non ricordo male, nell'84 nel corso di un attentato. Erano stati paracadutisti della regolare, se mi ricordo bene, che avevano subito un attacco alla bomba e c'erano stati parecchi morti. Sì, una settantina credo, mi sembra una settantina di morti. No, le volevo chiedere appunto...
cosa, che, qual è la leva che fa scattare in, una, ma in un italiano, nel senso che comunque vivevamo in pace, dove l'esercito di leva era visto come un servizio obbligatorio che nella maggior parte dei casi una persona doveva svolgere. Qual è stata la leva che l'ha fatta uscire dall'Italia per andarsi ad arruolare in Francia? Ovviamente questa è una cosa che si sa, diciamo che i motivi sono comunque personali, ma generalmente parlando diciamo che io avevo bisogno di cambiare aria. Quello che mi si presentava davanti come prospettive, come interessi o quant'altro, dove vivevo non mi interessava, non mi piaceva, non mi attirava, quindi avevo bisogno di qualcos'altro. Quindi quello, diciamo, è stato in grosso modo il motivo per cui ho avuto bisogno di cambiare aria. Non posso parlare per tutti gli italiani, perché ovviamente io posso parlare solo per me stesso. Generalmente parlando, ognuno ha una sua propria motivazione. È una cosa anche che ho scritto nel libro, che ho messo nel libro che ho scritto. C'è da togliersi dall'idea del legionario come il super patriota, questa è l'idea tipicamente americana, del soldato che è sul muro a difendere i cittadini contro gli attacchi esterni. Cioè il legionario, per come l'ho visto io, come l'ho conosciuto io, non gliene frega niente di questo, è lì per tutt'altro motivo, per un motivo suo. Poi è ovvio, se gli dicono adesso devi fare questo, lui lo farà e lo farà sicuramente al meglio possibile. Se gli diranno ad andare a fare un lavoro umanitario, farà il lavoro umanitario. Se gli diranno ad andare a proteggere delle popolazioni o a combattere, fa esattamente la stessa cosa. Ma non ha questa motivazione di patriottismo, almeno non inizialmente, perché ovviamente sono la maggior parte, molti sono francesi, non sono, scusate, sono stranieri, per cui la Francia in sé non ha una gran, non ha un gran senso di patria e di patriottismo. Quindi hanno tutta una loro motivazione, e questa è molto varia, così come è molto privata. Arrivano già le prime domande dai lettori, le vogliamo porla a Danilo Pagliari, in quanto ha più esperienza degli ultimi 25 anni. Chiede: per l'arruolamento bisogna presentare fedina penale, casellario giudiziario, e soprattutto per la selezione c'è un periodo particolare nell'anno, oppure si può presentare domanda e poi ci sono varie chiamate? Allora, non funziona così, tanta confusione. In Legione non si presenta nessuna domanda e non c'è nessuna chiamata. La Legione, come ha detto in maniera molto giusta, probabilmente non molto chiara per i non iniziati, ma l'ha detto in maniera perfetta, Giorgio, l'arruolamento come viene fatto. La Legione è la patria dell'accoglienza. In Legione ci va, come ha detto giustamente, chi ha bisogno, e tu non sai mai quando puoi avere bisogno, per cui in Legione non si fa domanda, non ci sono chiamate, vai 365 giorni l'anno, giorno, notte, puoi andare, vieni recuperato subito, e dal momento stesso in cui tu arrivi, cominci cosa? Non serve fedina penale, non serve niente, bisogna avere un documento valido, un documento di espatrio valido. Attenzione, perché tanta gente dice siamo in Europa, quindi è sufficiente la carta d'identità. No, anche se è scritto sì, quello che bisogna capire, la Legione è il nostro mondo, per cui su un sito ufficiale la Legione deve dire quella che è la legge francese, la legge della Repubblica, quindi basta la carta d'identità. Solo che dopo in Legione c'è l'autonomia assoluta praticamente per quello che riguarda l'arruolamento, per cui la Legione vuole un passaporto, anche se si è italiani, perché è più difficilmente falsificabile. Quindi per arruolarsi si va quando si vuole, si presenta un passaporto e si viene accolti immediatamente, sia da mangiare, da dormire, da sistemare. Si comincia tutta una serie di visite mediche, test fisici, psicotecnici, esami, analisi, visite in ospedale, e di pari passo i servizi di sicurezza della Legione straniera, tramite la gendarmerie, i carabinieri, tramite l'Interpol,
fanno delle investigazioni, una presa di informazioni molto accurata nel posto dal quale il candidato alla regione viene. Tutto qua. In rete si può trovare una statistica che parla degli arruolamenti stranieri nella regione dal 1831 al 1961. Questa la condivido, ecco. Gli italiani 60 anni fa erano al secondo posto nella storia della legione come numero di arruolati. Come è cambiato negli ultimi anni? È sempre una presenza importante quella di italiani? Allora, Giorgio, prendo un attimo la parola perché siamo al secondo posto come effettivi di personale arruolato. La cosa interessante è che gli italiani sono al secondo posto come nazionalità più decorata in assoluto in legione straniera, sapendo che in legione non fanno come in Italia che ti danno la bandierina da mettere al petto se hai uno stage o se hai no uno stage scusatemi se hai un brevetto ti danno come si dice no la il medagliere, la bandierina che si mette al petto. È particolarmente complicato avere una medaglia e gli italiani sono al secondo posto. Gli italiani erano al secondo posto perché da un po' di anni a questa parte la presenza italiana è diminuita di molto, ma la cosa che è sconcertante e che è lo specchio della deriva che stiamo avendo nella società, gli italiani sono al primo posto in assoluto in legione in questi ultimi 20 anni circa come diserzioni. La nazionalità che diverta di più, non che va via, attenzione, perché si può andare via in legione. Tanta gente pensa che non si possa uscire, che non si possa. È vero, il primo contratto è di 5 anni, chi vuole andare via è molto mal visto, ma è molto mal visto, non viene né picchiato, né massacrato, né punito. Le famose tra virgolette punizioni corporali che si praticavano nella legione è roba del passato. Ma Tiziano, io ero in marina, io in Italia ho fatto il servizio militare di leva in marina, ero sì. Sergente radio telescriventista, sono stato in Turchia con la marina italiana e siamo andati in Turchia passando per la Grecia. In Grecia nel 1977 c'erano le punizioni corporali, perché io vedevo il sergente che faceva la rivista al Pireo su una motovedetta dell'equipaggio e quando c'era qualcosa che non andava rifilava di quegli schiaffoni che la testa faceva 3 giri al marinaio. Eravamo in Grecia, nella marina militare greca normale, non eravamo in legione straniera, quindi... È vero che c'è una disciplina ferrea, sta cambiando anche quella, perché la società cambia, perché i costumi cambiano, perché la mentalità cambia, perché l'opinione pubblica cambia. E per fortuna voglio dire che si evolve, non sto dicendo il passato è migliore, sicuramente il passato era diverso, ma sì, in legione c'erano... E poi punizioni corporali, non c'era la punizione corporale, in Francia non è mai stata accettata la punizione corporale da regolamento. È vero che arrivavano quegli sgagnassoni che spesso e volentieri per un sì, per un no, per uno sguardo, anche per stupidaggini, uno sguardo un po' più intenso negli occhi di un semplice caporale, ti ritrovavi per terra, non sapevi neanche da dove era arrivato, perché sapendo che la realtà non è mai stata quella che ci vogliono propinare nei film, nella letteratura, la discografia. Non siamo tutti cherichetti. Basta guardare il mio amico Giorgio, se c'ha la faccia da cherichetto quello, allora andiamo male. Vabbè, dai. Vabbè. Parliamo degli anni Ottanta. Allora, Giorgio... Pozzoli o Pozzoli? Chiedo se non vorrei pronunciare. Pozzoli, ecco.
L'hai pronunciato un paio di volte storto, ma vabbè, non voglio interrompere un momento, non sarebbe carino. Ma dovevi dire, dirlo. Allora, no, Giorgio Pozzoli si arruola a 21 anni. Sì. I francesi mi chiamano Pozzoli, quindi sono anni che mi chiamano così, allora se vuoi che ti dica. Se parliamo degli anni 80, no? Bei tempi, aggiungerei. Cosa si aspettava dalla Legione? Qual era nell'immaginario l'idea di quella realtà e cosa ha scoperto dopo? Come la rivista? No, è come spesso succede quando si intraprende qualcosa, ci si fa un'idea che non è per forza quella giusta. E quindi è forse meglio così, non sapere cose prima, perché altrimenti si potrebbe essere un attimo, come dire, intimoriti e non si andrebbe avanti. Ivi per cui io in realtà non sapevo troppo cosa aspettarmi, però ne avevo una visione di qualcosa di abbastanza vecchio, tra virgolette, nel senso di antico, qualcosa di solido, come possono essere, che ne so, un vecchio monumento, qualcosa così. E effettivamente, quando poi sono entrato, non sono stato deluso, è quello che ho trovato, con delle tradizioni centenarie oramai, perché stiamo avvicinandoci ai 200 anni, ma quando io sono entrato ne era già un buon 150, quindi 150 anni di esistenza, e per cui con delle tradizioni poi che venivano pescato un po' dappertutto con queste tradizioni che non si capiva bene da dove venissero, però avevano delle origini ben profonde e che erano applicate da tutti. Quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi. È una delle forze che ha la Legione, quello che spinge l'individuo a adattarsi ai cambiamenti, a adattarsi praticamente a tutto. Questo generalmente parlando per un soldato, quindi adattarsi ai disagi, agli sforzi, al freddo, al caldo, al dormire all'aperto, al dormire per terra, a non dormire, eccetera, 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 generalmente parlando. Però infondendo questa capacità di la resilienza, come la parola che viene usata in questi tempi, quindi la capacità di adattamento, è anche una cosa psicologica, nel senso... Oggi sei qui tranquillo, non è che puoi dire ho il mio lavoretto tranquillo di tutti i giorni e non cambierà a meno che non succeda qualcosa. No, lì le cose possono cambiare e cambiano abbastanza repentinamente. Ivi per cui si ha questa tendenza a adattarsi ai cambiamenti. Ed è stata una buona cosa perché mi è stata utile poi anche una volta che ho lasciato la Legione. Ha mandato la risposta alla tua domanda oppure no? Sì, assolutamente. Ha condiviso alcune foto, abbiamo di lei in Iraq, in Somalia, qua la vediamo, eccoci, Mogadiscio è qualcosa che ricordiamo molto bene. Che periodo era, a che anno risale questa foto? Beh, è stato, credo che sia nel 93, credo che fosse. Adesso non ricordo esattamente, il 93 o 92, gli anni non mi ricordo, però è stato esattamente una settimana dopo che gli americani sono sbarcati a Mogadiscio. Quindi questo su Wikipedia lo si trova subito. La data sì, è sul finire del 92. Ecco, benissimo. Una settimana dopo che... Allora, io in quel periodo ero di stanza a Gibuti, con la tredicesima di BL, che è un reggimento basato a Gibuti. E Gibuti è proprio al nord della Somalia, ci confina anche. Quando la Somalia si è sfaldata completamente, c'è da sapere che nel reggimento dove ero a Gibuti c'è sempre una compagnia tornante. Sarebbe dire una compagnia che dai reggimenti che sono in Francia, c'è una compagnia che viene lì 4 mesi, fa il suo addestramento, fa il suo servizio che deve fare per 4 mesi e poi ritorna in Francia sostituita da un'altra compagnia, che poi sono dello stesso reggimento o di un altro reggimento, poco importa. Comunque in quel periodo lì c'era una compagnia dei paracadutisti della Legione che era a distanza a fare la compagnia tornante. E i paracadutisti hanno per missione quello l'intervento immediato. Ivi per cui quando gli americani hanno deciso di sbarcare, loro sono partiti subito insieme agli americani, sono sbarcati allo stesso momento.
Noi ovviamente dovevamo preparare il materiale, quindi siamo arrivati una settimana dopo. Da subito ci sono stati i primi scontri, diciamo, e da lì quando noi siamo arrivati siamo stati dirottati subito fuori, perché non erano le intenzioni degli americani. Gli americani, quando sono arrivati a Mogadiscio, si sono presentati come i pacificatori, hanno preso contatto con quello che fosse il generale Aidid, quindi uno dei capi clan dell'epoca, ma era comunque un capo clan come gli altri, se non più importante, e con lui volevano pacificare tutto, siamo qui, siamo tutti amici, eccetera, eccetera. Ovviamente non funziona così, perché c'è ognuno che ha i propri interessi, per cui la cosa non è durata. Poi noi siamo arrivati, abbiamo avuto i primi scontri, e forse anche la nostra reputazione non ci favoriva, ci hanno mandato subito fuori da Mogadiscio nella savana a occuparci di qualcos'altro, così non andavamo a intralciare i loro piani. Questo è stato l'inizio, il primo giorno, e che poi è continuato, sono rimasto lì per 3 mesi e mezzo. Dopo 3 mesi e mezzo io sono ritornato a Gibuti, ci sono stati altri reggimenti che sono andati sulla commissione. Sì, questa foto qua, questo che è in mano è un Dick Dick, allora, è una gazzellina. Vivono normalmente in coppia, si dice, come molte specie animali, che se uno dei due muore, l'altro resta vicino al compagno in segno di fedeltà e non ci si allontana. Noi avevamo la curiosità anche di, come dire, passeggiare i piatti locali, quindi ci siamo dilettati di tanto in tanto, anche un po' alla caccia. Avevamo catturato un gruppo di predoni. Siccome alla legione, comunque, al contrario di quello che si può pensare, vige una certa disciplina del tiro, per cui non si tira, non si spara così a vanvera come se ne ha voglia, ma solamente quando se ne riceve l'ordine, in situazioni più o meno tranquille. Vabbè, quando ci sono gli scontri, lì non c'è bisogno che uno ti dica cosa devi fare. Però, diciamo, in situazioni più o meno tranquille c'è una certa disciplina del tiro. Per cui, se si tira una pallottola, bisogna giustificarla. Ora, noi volevamo fare un minimo di caccia, visto che gli animali abbondavano, e avevamo preso un gruppo di predoni. Tra questo gruppo di predoni avevano un sacco di armi e munizioni, e c'erano delle pallottole che erano le pallottole sovietiche. Però avevano un calibro che era molto simile ai calibri nostri, calibro NATO 5.56. Credo che loro fossero 5.54, una cosa così. 5.45. Scusa? 5.45, Giorgio. 5.45, bene. Io avevo preso una manciata di pallottole, me l'ho messa in tasca e usavo quelle per cacciare, perché così ero libero di tirare come volevo senza averne ricevuto l'ordine. Ne abbiamo approfittato per cacciare. Ovviamente si faceva con quello che c'era, quindi come sempre ci si arrangia. Il DDIC l'abbiamo scoiato subito, e poi la sera su questa piastra, che si chiamano piastre PSP, sono delle piastre che vengono usate per disinsabbiare le jeep o i camion, ve l'abbiamo usato come a mo' di griglia sul falò, e ci siamo mangiati la carne del DDIC così come potevamo. È stata una piccola variazione sul tema, diciamo. Ecco, ho trovato anche la foto, dovrebbe essere questa, quella del sequestro di armi. Un attimo. La trovo. No. Arriverà. Ecco, la condivido. Niente, non mi appare. Eccola qua. Sono queste. Vediamo. Dovrebbe arrivare. Scusa. No. Mi scusi Giorgio, durante la sua permanenza in Somalia, il suo reparto si è magari incrociato con i reparti italiani della missione Ibis? Sì,
ho incontrato i paracadutisti della Folgore che erano lì quando erano stanziati a Mogadiscio. Sì. Durante uno dei collegamenti da dove eravamo, noi eravamo piazzati nella zona della regione dell'Ogaden, che è vicino alla frontiera con l'Etiopia. E durante uno dei collegamenti a Mogadiscio, sì, li ho incontrati, ci siamo anche fermati a fare due chiacchiere, come sempre in quei casi lì è nato uno scambio di informazioni, perché come sempre la regione suscita curiosità e molte domande. Poi sono andato anche diciamo, a visitare da loro dove erano stanziati all'interno dell'aeroporto e ne ho approfittato per chiedergli due pacchetti di spaghetti, perché noi non ce li avevamo. Il maresciallo di turno mi ha dato questi due pacchetti di spaghetti che poi ci siamo mangiati tranquillamente nella savana, e noi mangiavamo solo delle razioni scatole e basta. Comunque sì, questa sì, era l'immagine del sequestro. Sì, a destra in alto vedete ci sono tutte le armi che sono messe per terra, là un po' in alto dietro gli uomini sono le cassette di munizioni con i caricatori. E la cosa interessante è il telefono satellitare che appare davanti con tanto di cellula fotovoltaica per caricarlo. Stiamo parlando del 92, quindi però erano dei predoni che andavano in giro con i cammelli, però erano comunque ben equipaggiati, che fa pensare anche che avessero dei contatti con una certa organizzazione dietro, perché un materiale così, dei semplici predoni, dei banditi che si possono trovare, dei banditi di quartiere o quant'altro che c'erano come c'erano a Mogadiscio, insomma loro non erano equipaggiati a meno che non far parte di qualcosa che gli avesse fornito. Una cosa che abbiamo scoperto, e questo forse non la dovrei dire, ma alcuni i missili Milan che sono stati trovati in Somalia, il numero di matricola sono risaliti, Milan è un missile filoguidato francese, quei missili Milan lì erano stati venduti dalla Francia all'Arabia Saudita dopo la guerra del Golfo. E ci siamo trovati in Somalia. È interessante, sì, perché come sono approdati in quei gruppi armati in Somalia? Chissà i tuo che sono finiti in Siria, da quante altre parti li rivedremo nei prossimi anni. Non so, però è curioso. Sì. Ci sono già diverse domande, magari Danilo Pagliaro potrebbe già rispondere ad alcune, e chiedono in particolare: gli ufficiali sono stranieri o francesi? E la carriera, chiedono anche, degli ufficiali medici, parte dal basso o anche da gradi inferiori o sono tutti ufficiali come da noi? E infine chiedono anche: il reclutamento femminile non è previsto? Allora, gli ufficiali medici fanno parte del corpo dei medici, delle forze armate, per cui una persona si arruola nelle forze armate, fa la scuola, fa l'università di medicina, in seno, nell'ambito delle forze armate, non solo gli studi sono pagati, ma vengono già pagati durante gli studi come ufficiali, e dopo hanno l'obbligo di restare non so quanti anni dalla fine da quando diventano medici in seno alle forze armate francesi. Questo è per i medici. Quindi escono già come sottotenenti e fanno la loro carriera da ufficiali. Gli ufficiali in genere in legione straniera, gli ufficiali da sempre sono francesi. Quindi per essere ufficiali c'è lo stesso percorso che c'è in Italia, Accademia di Modena, Accademia di San Siro, e escono come sottotenenti. Quando sono capitani hanno la scuola di guerra da superare, se la superano possono arrivare a fare la carriera fino al grado di generale. Il 10% del volume totale degli ufficiali è lasciato libero per i legionari. Perché? Perché un legionario, quando si arruola, la legione straniera ti dà una seconda possibilità e niente è precluso per un legionario. Tu puoi cominciare, tutti, chiunque comincia lavando i gabinetti, pulendo i gabinetti con lo spazzolino da denti,
perché il lavoro deve essere fatto in maniera perfetta, ma nulla vieta che quella persona si congedi come colonnello. Però questo è solo un 10% del volume degli ufficiali. Riguardo le donne, no, l'arruolamento alle donne non è ammesso, per le donne non è ammesso, solo ed esclusivamente. Quando faccio le presentazioni dei libri, molte volte si entra appunto in contrasto su questo argomento, quando invece non c'è nulla da entrare in contrasto, perché nessuno mette in discussione il diritto, ci mancherebbe anche quello, della donna di fare qualsiasi lavoro faccia l'uomo, questo è fuori ogni discussione ed è vero. Dopo c'è un problema di capacità, capacità fisiche, quindi che piaccia o no a tanti, io non divento simpatico quando dico queste cose, ma non mi interessa essere simpatico. Perché la fisiologia conta, cioè non possiamo trascendere. L'uomo e la donna, parlo fisicamente, non sono uguali. Quindi già è particolarmente duro per un uomo, già è particolarmente duro per un uomo fare determinate cose. Qua si parla solo ed esclusivamente di forza muscolare. Nessuno discute che la donna abbia le stesse capacità intellettive, certo, ma di volontà, e poi i diritti, nessuno mette in discussione niente. Solo che dopo noi, quando andiamo in foresta, in giungla, in Amazzonia, per delle missioni in profondità che possono durare anche 3-4 settimane, ce ne andiamo a spasso con dei carichi che possono arrivare facilmente a 60 kg sulla schiena. Non è esagerato, perché ci si porta tutto il materiale, compresa la piroga, compresi i motori, comprese le taniche di benzina, le seghe elettriche che vanno a benzina, armi, esplosivi per farsi la strada, tutto, abbiamo tutto sulla schiena, ed è particolarmente duro, quindi è l'unico e solo motivo per cui le donne nelle forze armate francesi sono accettate, ma hanno dei parametri diversi. In Italia credo sia la stessa cosa, cioè se io per arruolarmi non in legione straniera, nelle forze armate francesi, per arruolarmi devo fare 5 trazioni con l'impugnatura così, tirarmi su 5 volte. Una donna, per potersi arruolare, deve dimostrare di poter restare appesa a pentoloni per 15 secondi. Non so come funziona in Italia, parlo della Francia. La cosa è totalmente ridicola, perché l'obiettivo è quello di attaccarsi a una finestra o a un muro e poter entrare. Non è per quello che bisogna poter garantire un certo tipo di prestazione, non è quello di restare appesi. Il grosso problema, che non è francese, è italiano, è moderno dovunque, è che si considera il lavoro nelle forze armate come un lavoro, e quindi viene considerato da una parte come un serbatoio contro la disoccupazione e dall'altra è utilizzato come un serbatoio per prendere voti, perché il primo politico che dicesse no, è così e le donne devono fare questo, si alienerebbe 30 milioni di voti in Italia. E quindi in Francia è la stessa cosa, attenzione, non sto parlando male dell'Italia, in Spagna è la stessa cosa, in Germania è la stessa cosa. E tutto qua, non è che ci siano grandi motivi di discriminazione, per cui no, l'arruolamento alle donne per il momento non è contemplato, sapendo che arriverà. Posso aggiungere qualcosa a quello che diceva Danilo rispetto ai medici? Io ultimamente ho conosciuto, almeno quando ero ancora nel reggimento del Genio, c'era un ragazzo che era come un legionario, che lui aveva fatto tutti gli studi di medicina in Francia, era un francese, l'ultimo anno di medicina prima di laurearsi aveva lasciato gli studi e si era venuto a arruolare, però era l'ultimo anno quando gli mancavano gli ultimi esami. La legione ha questa capacità, questa tendenza a sfruttare le capacità individuali delle persone che si arruolano quando ne hanno, ovviamente. Ivi per cui a un certo momento avevano deciso di rispedirlo a scuola, in università, per finire gli studi e potersi finalmente laureare, diventare un vero dottore, ovviamente a spese sue, e sarebbe stato per lei un orgoglio avere, come dire, un legionario che sarebbe diventato dottore, da legionario direttamente dottore in suo seno. Ora, questo perché era francese, come diceva Danilo,
perché era francese e comunque ha dovuto fare gli studi come tutti gli altri. Mi scusi, a spese della legione avrebbe completato gli studi? Sì, sarebbe partito lì come caporale, avrebbe completato il suo anno, forse due, cosa aveva bisogno per recuperare anche un attimo quel tempo perso, e sarebbe diventato un dottore a tutti gli effetti. Bene. Io ultimamente invece ho conosciuto un dottore che faceva parte dell'esercito russo, che adesso è civile, che abita qui nella mia zona, e lui era un dottore dell'esercito russo e la legione era un semplice infermiere. Ho già letto in altri libri, in altre testimonianze in passato, soprattutto durante la guerra d'Indocina, che c'erano per un infermiere legionario che era un medico nell'esercito nazista, tedesco, è più corretto. Quindi, sì, Danilo Rito, lo so, però ecco, questo è quanto. Quindi, malgrado le capacità, sono comunque dei requisiti che vanno rispettati, per cui questo ragazzo aveva fatto tutti i suoi studi in Francia, francese, quindi sì, gli hanno permesso di finirlo, anzi, l'hanno mandato a finirlo, perché diventasse un dottore da utilizzare in seno a se stessa. Gli altri sono diventati solamente degli infermieri, probabilmente degli ottimi infermieri, visto gli studi passati e le esperienze passate, però sono infermieri. Danilo, un lettore chiede se nel tempo si può spostare in altri reparti dell'esercito. Immagino una volta acquisita la cittadinanza è un'opportunità o riservato solo... Una persona che si arruoli in legione straniera, anche un francese che si arruoli in legione straniera, può fare tutta la sua carriera cambiando eventualmente di reggimenti, ma sempre e solo all'interno della regione straniera. Se qualcuno viene assegnato al primo REI, può fare domanda per passare al secondo REP, per esempio. Magari nell'altro senso, perché se tu arruoli non esiste un primo REI, esiste un primo RE o un secondo REI, comunque poco importa. Se tu arruoli in fanteria, dopo 3, 4, 5, 6 anni puoi andare nei paracadutisti, devi cominciare a fare il brevetto da paracadutista più in là negli anni, mentre invece sicuramente puoi avere delle altre assegnazioni in altri reggimenti. Non ci sono grossi problemi da questo punto di vista. La metà del personale che è al REP all'inizio non finisce al REP la sua carriera, perché la metà sono veramente rotti perché le caviglie, perché le spalle, perché la spina dorsale, perché le vertebre. Ti salvi se entri in quel reparto che si buttano in caduta libera, per cui usando dei paracaduti di un certo tipo, di paracaduti a vela, ma una persona che faccia 30 anni di lanci al ritmo che li fanno al REP lo risente. Possiamo dare un quadro di quelli che sono i reparti che strutturano la legione? Qui ho trovato sul... Reggimenti o cosa? Sì, sui reparti operativi che formano la legione, insomma, gli 8 reparti operativi. È semplice, i reggimenti della legione è il motivo per cui appunto non ci sono le donne, sono tutti operativi, a parte. Allora c'è a Aubagne il primo reggimento straniero dove ti arruoli, nel quale passi in determinati momenti della tua vita da legionario e nel quale vai a congedarti, indipendentemente dagli anni di servizio che tu abbia. Dopo c'è il quarto straniero, che è a Castelnaudary, che è il reggimento di istruzione, dove tutti i legionari vanno per fare l'istruzione di base, dove tutti i legionari tornano per fare lo stage da caporale, dove tutti i legionari tornano per fare eventualmente lo stage da sottufficiale, e dove tutti i legionari tornano perché le specializzazioni le fai quasi tutte a Castelnaudary.
perlomeno le specializzazioni di base. Tolti questi due reggimenti, ultimamente vedo scritto là è Fort-de-Nogent, è come Aubagne, solo a Parigi. Come Aubagne è per farsi capire, perché non ci si può arruolare altro che a Aubagne. In maniera impropria e assolutamente scorretta, questo è un messaggio da far passare anche per la gente che sicuramente ci sta ascoltando, non è vero che ci si arruola anche a Fort-de-Nogent, non è vero. Perché è vero che vi fanno fare le visite, i test, le prove, alcune prove fisiche, ma è altrettanto vero che una volta che arrivate a Aubagne ricominciate da capo. Quindi al limite potrebbe anche essere che a Parigi vi dicono che siete idonei, venite giù a Aubagne, fallite una prova e cioè, è veramente tempo perso. L'unico posto dove ci si arruoli in regione straniera è Aubagne, vicino a Marsiglia, al primo RE. Tolti questi reggimenti, tutto il resto sono reggimenti operativi. Per cui in metropoli c'è la 13ª DBLE, adesso è diventata fanteria, reggimento che era a Gibuti, dove Giorgio ha passato 2 anni, dove io ho passato 2 anni, 2 anni e mezzo. A Nîmes c'è la fanteria, il secondo Rei, vicino a Avignone, a Loudun, c'è il Genio, dove era Giorgio, Genio da combattimento, Genio d'assalto. Il primo REC, che era Orange, adesso è a Carnoumans-Provence, è la cavalleria della regione. A Saint-Christol c'è il secondo del Genio, stessa cosa, Genio da combattimento, ma Genio montagna. In Corsica c'è il secondo REC, i paracadutisti. In Amazzonia, a Perù, in Guyana, c'è il terzo straniero di fanteria, e a Mayotte, nel canale del Mozambico, c'è il DLEM, il distaccamento della regione straniera di Mayotte, che anche lui è un reggimento, è il più piccolo reggimento della regione, ma è un reggimento operativo. Ci sono solo reggimenti operativi in regione, perché anche quelli che sono amministrativi al primo straniero, La banda, la fanfara, non pensiate che fanno i suonatori tutta la loro vita. Regolarmente vanno in missioni, in operazione, distaccati su unità operative che partono in vari teatri di guerra. Anche perché qualsiasi specializzazione tu abbia in legione straniera, puoi essere appunto musicante, puoi essere fotografo, puoi essere impiegato. In ogni caso, alla mattina alle 6, sveglia, alle 8, adunata, sport. Qualsiasi funzione tu abbia, qualsiasi età tu abbia, qualsiasi grado tu abbia, sport, sport, sport. Una volta l'anno si fanno i test, gli stessi test che sono stati fatti per l'arruolamento. O li superi e sei idoneo all'arruolamento, o non li superi e vieni mandato via. Puoi essere maresciallo maggiore con 30 anni di servizio, o sei idoneo o vieni mandato via. Non vieni mandato via a calci nel sedere, ma appena scade il contratto non ti è rinnovato. Noi non stiamo mai in servizio permanente effettivo, siamo sempre sotto contratto. Per questo motivo i grossi gradi in legione straniera è il maresciallo e il caporal maggiore. È impensabile vedere, ci sono casi di gente che si è fatta male, che è rimasta ferma, ma in linea di massima nelle forze armate francesi, penso che nelle italiane sia la stessa cosa, in tanti reparti si vede il maresciallone con 30 anni di servizio o il caporal maggiore con 30 anni di servizio con una panza così che non è più neanche capace di stare seduto da tanto è grasso e grosso. In legione non è fattibile, perché vieni mandato via. Sì. Una domanda, Danilo, ma ci sono attualmente adesso ci sono reparti a Gibuti, regione? No. E come mai? Ah, allora qua, guarda, a me e a Giorgio potete parlare con me e con Giorgio potete parlare di altre cose. I motivi per cui la 13 non è più là sono prettamente ed esclusivamente politici, per cui sicuramente non potete parlarne né con me né con Giorgio. Costituiva una sede storica, insomma, per la regione, quindi... Sì. No, ma c'è la Francia, attenzione, la Francia è presente, c'è il quinto RIAOM,
e in più c'è la base navale, ma la legione è andata via. Era il momento in cui c'è stata una grossa ristrutturazione delle forze armate e delle forze dell'ordine francesi, per cui il quinto straniero di fanteria che era basato a Tahiti, a Miroa, in Polinesia, è stato distolto. La terza compagnia della tredicesima brigata è stata dissolta, il quinto squadrone del primo Reich è stato dissolto perché si voleva diminuire. Dopo ci si è resi conto che c'erano problemi. Dopo c'è stato l'11 settembre, dopo ci sono stati una serie di attentati spaventosi, per cui la 13 era stata dissolta. Per cui la 13 è stata rimessa in piedi, era stata portata via da Gibuti, era stata mandata negli Emirati Arabi, dagli Emirati Arabi è stata riportata in Francia. Alcune unità intere, il quinto squadrone al primo straniero di cavalleria è stato ricostituito. Da noi si lavora parecchio. Ed è l'unica cosa che vedo come differenza con le forze armate. Io e Giorgio le chiameremmo la regolare, francesi, italiani, poco conta. È logico, anche i francesi vanno in zona di guerra, anche gli italiani vanno in zona di guerra, è l'intensità che è diversa. Voglio dire, un'unità italiana, una compagnia italiana, anche di un'unità che gira molto, di, non lo so, di bersaglieri, di marò, di paracadutisti, certo che si muove, però se quell'unità va in Afghanistan oggi e ci resta, non lo so io, 4 a 6 mesi, dopo torna in Italia, dopo quanto ritorna in zona di guerra? La stessa unità, gli stessi uomini parlo, no? Il reggimento. Da noi ogni anno, mediamente, ogni anno passi da 4 a 6 mesi in zona di guerra, ogni sacrosanto anno, più tutte le missioni, dagli attentati in poi, di protezione del territorio o di interventi più o meno veloci che vengono, per capirsi, l'unità che al REC ha girato mediamente l'anno scorso ha fatto 280 giorni fuori sede nell'anno tra zona di guerra e zone operative. Lei quanti anni ha passato al primo REC? Io ho passato 25 anni al primo REC, tra virgolette, perché dal REC dopo sono andato a Castelnaudary perché ho fatto i miei corsi, sono tornato indietro, sono stato 2 anni e mezzo a Gibuti, sono tornato al REC, sono partito 2 anni nel canale del Mozambico, sono tornato al REC, ho fatto delle missioni operative, ma là parti per fai un colpo di mano di una settimana, fai delle missioni. Ero partito per stare via 4 mesi in Costa d'Avorio, sono tornato indietro dopo 5 mesi e mezzo, dopo 5 mesi e 3 settimane. Che qualifica aveva il reggimento? Allora, io alla base, io sono un trasmettitore, RT, BB. Però non funziona così in legione straniera. Per capirsi, se sei trasmettitore fai BB e siamo d'accordo, quindi hai tutti gli stagi, i livelli, le cose per fare BB, solo che dopo quel BB lo puoi fare con mezzi trasportabili o con mezzi che vanno nei veicoli, quindi devi avere tutte quelle formazioni per installare e mettere in opera una stazione radio che sia all'aperto che sia nei veicoli, quindi installare nei veicoli. Dopo sarai trasmettitore, quindi le trasmissioni vengono, se sono portate su veicolo, sono imbarcate su dei veicoli che si chiamano i VAB, sono trasporti blindati. No, quello è un velera a Gibuti. Quindi, se sei trasmettitore, devi avere tutte le patenti, perché ti dicono, lì sono a Gibuti su un camion che si chiama VLRA. Ti dicono, ok, tu sei trasmettitore, ma se quello che è pilota si fa piglia una pallottola, non è che l'estate là, devi saper muovere il mezzo. Quindi ho la patente di macchine leggere, di macchine blindate, di autoblindo, di VBL, The Bell,
su macchine blindate, camion, trasporto, barca, Zodiac, patente nautica, perché devi poter mettere in opera i veicoli sui quali vengono trasportate le trasmissioni. Quindi sono specialista in quello anche. Ma nei veicoli ci sono delle armi. La Browning 12,7 mm, calibro 50, normalmente è una specialità essere mitragliere, ma ogni trasmettitore è mitragliere. Io ho fatto il mio corso di 2 mesi, sono tecnico in meccanica d'armi di piccolo calibro. Ho fatto uno stage di 4 mesi a Bourges, nel centro della Francia, con le forze armate regolari, perché devi essere in grado di sistemare anche le armi, per cui però la base sono trasmettitore. Scusate, tra i lettori continua a serpeggiare questa parola mercenari, cioè vi chiederei di dire 2 parole in merito, così almeno la facciamo finita. Posso, Giorgio? Prego. Guardate, è la cosa più semplice, è che qua non ce l'ho, dovrei assentarmi da qua, magari parla Giorgio, vado via 3 minuti, vado a recuperarvi le mie buste paga, per dirvi il discorso dei mercenari, proprio non ci siamo. Io ho una busta paga e su quella busta paga c'è scritto Ministero della Difesa, Repubblica Francese, dopo è scritto Ministero della Difesa e dopo è scritto Specialità. Un carabiniere francese, un gendarme, ha la stessa busta paga. Solo che quando ha scritto specialità, lui avrà scritto gendarmerie, io ho scritto legione straniera. La legione straniera fa parte delle forze armate francesi e noi siamo personale del Ministero della Difesa francese. Abbiamo una paga, abbiamo dei contributi, abbiamo una pensione, assistenza sanitaria, assistenza sociale, cioè abbiamo un tesserino che è rilasciato dal Ministero... Dov'è? Dal Ministero... Dal Ministero della Difesa, cioè siamo tanto distanti dal mercenariato. Poi, perdonatemi, non è proprio volgare, non è di gran classe, ma perdonatemi. Io dico sempre, se proprio dovete trattarmi male, trattatemi da coglione, ma non da mercenario, perché io guadagno al massimo della mia carriera, non posso andare più in là, sono un appuntato, sono un brigadier. Non sono neanche al massimo della mia scaletta stipendiale, sono al di là, sono pagato con una scaletta stipendiale straordinaria. Io guadagno 1.700 euro al mese e quando vado in zona di guerra, altro che gli italiani, con tutto dentro, indennità sulla vita, le missioni, la guerra, io guadagno un po' meno di 3.100 euro al mese. Però la mia paga è di 1.700 euro al mese, allora dico, a 1.700 euro ditemi che sono un coglione, ma non trattatemi da mercenario, perché voglio dire, vado a lavare i piatti e ne guadagno di più, che cacchio, scusatemi. A parte questa mia considerazione estemporanea, torno a ripetere, noi abbiamo un tesserino del Ministero della Difesa, una busta paga, la pensione, i contributi e tutto quello che ha un normalissimo lavoratore nelle forze armate. Ma se rispondo su questo argomento. O se Giorgio vuole aggiungere qualcosa. Sbagliato, puoi aggiungere qualcosa? No, ma penso che forse il malinteso, almeno questa idea che ci sia del mercenario, venga dal fatto che chi, ma in generale anche un po' come domanda generale su chi va in un paese straniero che non conosce, qui non parla la lingua, e si arruola non per patriottismo, se non lo facesse per i soldi, per quale motivo? Chi glielo fa fare? Beh, effettivamente, come dicevamo all'inizio, qualcuno ci va con delle motivazioni proprie che non sono sicuramente quelle di guadagnare i soldi. Ivi per cui è difficile per qualcuno capire, almeno per qualcuno che è forse, come dire, chiuso nella sua mentalità, pensare che uno sia disposto ad andare a sottoporsi a questo trattamento, a questo stile di vita, se non ci sia un tornaconto monetario, ma effettivamente uno ci va non per i soldi, ma per un tutt'altro motivo, a meno che non sia proprio come si chiama,
il barbone, perché ci sono stati anche quelli, che loro si arruolano per avere qualcosa da mangiare, ci sono stati anche quelli. Sì. Mario, quello può essere l'unico motivo, ma non possiamo considerarlo un arsenale. Una domanda sull'inizio, il francese lo parlava perfettamente? Ma io sono arrivato in Francia, sapevo dire «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?» perché c'era la canzone. Ho capito immediatamente che era una cosa che non bisognava dire al sergente di ispezione, perché avrebbe potuto andare tanto male. E non serve parlare francese. Dopo lo si impara. Sapete, Giorgio? La regione è una cosa veramente molto particolare. Ancora hanno un metodo tutto loro per insegnarlo, almeno quando c'ero io. Hanno un metodo tutto loro per insegnarlo, lo si impara, non c'è nessun problema. Negli uffici, adesso anche nel mio ufficio, sembra che sia chissà cosa, ripeto, sono una puntata. Comunque, a qualsiasi livello della scala gerarchica, molto spesso trovate o sulla scrivania o dietro la scrivania appeso al muro, un mobiletto con un manganello o una mazzata baseball un po' più piccola, e sopra c'è inciso aide pédagogique, aiuto pedagogico. E cazzo, imparano tutti! Tutti imparano! È stupendo! Sono i vecchi metodi, quelli sempre migliori. Sì, sapendo sempre che è goliardia. Non ho mai visto nessuno essere rotto da una manganellata per una cosa del genere, per carità di Dio. Però, insomma, dai, l'aide pédagogique a volte funziona. In regione volevo... c'è la claque de bon fonctionnement. Lo sberlone per far funzionare bene le cose. Ecco che qui, se posso aggiungere, ecco che qui ritorniamo a quello che dicevamo prima, l'adattarsi. E Danilo potrà confermarlo. Quando hai a che fare con della gente che ti parla il francese con quattro parole, meno con quello che può, quattro parole, con una sua pronuncia, non so, prendiamo il giapponese che non parla manco l'inglese, che viene qui, deve imparare francese così, solamente sentendo e prendendosi degli schiaffi, c'è davvero una buona dose di adattamento per riuscire a capire, prima di tutto essere sicuri che ha capito le istruzioni che gli dà, gli ordini, e seconda cosa quello che lui ti risponde, capire cosa ti sta rispondendo. Quindi ha richiesto una buona dose di adattamento, anche avere a che fare con ogni tipo di storpiatura nelle lingue, eccetera, eccetera. A livello di camerate, non c'è rischio poi di creare dei gruppi secondo l'origine, oppure ci si riesce ad amalgamare comunque, cioè si fa il gruppo degli italiani, dei tedeschi, russi, oppure... C'è una strategia nella legione per non accorpare persone della stessa nazionalità. No, il regolamento è misto, per carità, ed è vario, poi non puoi parlare la tua lingua madre, cioè, dopo quando vai al reggimento hai un po' d'anzianità, cioè chi viene a romperti le balle su queste cose, però alla base non puoi parlare la tua lingua, non puoi parlare l'inglese, si evita di mettere nello stesso posto due persone, e poi due italiani eviti di metterli nello stesso posto. Quando mi sono arruolato, quando è andato via Giorgio, c'era un tale numero di inglesi e di tedeschi in un reggimento che era impossibile evitare di metterli insieme, però no, non si creano, dopo è logico, a un certo livello ti trovi, è difficile parlare di queste cose perché realmente bisogna viverle. Due italiani tendono ad avvicinarsi, ma se sono in legione straniera arriva un francese, arriva un marocchino, arriva un che cavolo ne so io, è amalgamato immediatamente. Non c'è quel io sono italiano, io parlo italiano, io sono il migliore o il più bello o non so cosa. Perché tutti in ogni caso fanno la stessa cosa. È quello il grande segreto. Quando si sente parlare nella vita civile, la discriminazione, l'integrazione, ma non ci sarà mai nella vita civile. Perché l'integrazione ce n'è per alcuni un po' di più, per altri un po' meno, perché se sei di una certa etnia o di un certo colore di pelle o di una certa religione o di una certa provenienza, sei considerato in un altro modo, sei aiutato di più, sei aiutato di meno. In legione proprio non esiste.
In legione non ci sono bianchi, negri, gialli, cristiani, musulmani, in legione ci sono legionari. Chiuso. Ed è la base. L'apprendimento della lingua comunque deve venire abbastanza in fretta, perché immagino delle spiegazioni o degli ordini devono essere capiti. Tu fin dal primo momento ti insegni, tu hai bisogno di una penna, dici je veux, e fai così. Qualcuno ti dirà je veux un stylo, répète après moi, je veux un stylo, ripeti dopo di me. Allora tu dici je veux un stylo, no, un stylo, ok. E qualsiasi cosa, tu non puoi più dire je veux e dopo lo dici nella tua lingua, lo dici in inglese. Indichi e qualcuno ti dirà je veux una sedia, une chaise, répète. E tu devi dire, questo è il metodo, già da quando arrivi alla porta e consegni i documenti per cominciare l'iter d'arruolamento. Dopo, durante i primi 4 mesi e mezzo di corsi, 2 ore al giorno, sei in full immersion, a parte che sei in full immersion, ma 2 ore al giorno sei proprio in aula con l'insegnante e cominci proprio je suis, tu es, il è, nous sommes, vous êtes, ils sont, dirlo, scriverlo, leggerlo, parlare. Tu quando esci dai primi 4 mesi e mezzo di corso, un legionario, non mi ricordo, non è il mio settore, io non sono un burocrate, ma credo debba padroneggiare 300 parole, 300-400 parole, credo. E le impari, voglio dire. Dopo, non è che devi parlare dell'etica trascendentale platonica o cosa so io. Però a destra, a sinistra, attenzione, mine, caricatore, fucile... Buttati a terra. Voglio dire... È un mondo nostro, è realmente un mondo nostro. Voi avete esperienza di 40 anni di legione, l'età media è variata o bene o male è sempre stata la stessa? Giorgio. Beh, devo dire che i casi come Danilo comunque non sono così frequenti. Adesso io sono un caso. Direi di sì, che a 37 anni arruolarsi sei proprio un caso, però caspita, tanto di cappello, perché poi doverti sottoporre alle attività fisiche così a 37 anni non è come a 18-20 anni, anche se sei ancora giovane, va bene, però è comunque già diverso. Quindi non sono così frequenti, però il fatto che abbia dato questa possibilità, questa ampia fascia di età per potersi arruolare, è proprio perché lei stessa, la regione, sa che le capacità di una persona non sono date solamente dall'attività fisica o dalle capacità fisiche. Poi ci si adatta comunque, quello che si deve fare si fa, hanno un ottimo metodo di selezione, per cui una persona più o meno sanno se è in grado di seguire oppure no, non al 100%, ma non funziona al 100% questa selezione, perché come diceva anche Danilo, spesso e volentieri, ma qualcuno di tanto in tanto diserta e non ce la fa per X motivi. Ma comunque l'età media non è quella di 18 anni, è già un po' più alta della maggior parte degli eserciti degli altri paesi del mondo. Un lettore fa una domanda, questo punto è per Danilo. Chiede cosa pensa dell'abbandono del FAMAS da parte dell'esercito. Penso che se hanno deciso di abbandonarlo hanno fatto bene. Cioè, io dico sempre, ma non sto rispondendo male a questo lettore, attenzione, ci mancherebbe. Ma io dico, ognuno al suo posto e le cose vanno avanti bene. Io sono pagato per usare l'arma, non sono pagato per progettarla, per fare, per capire per cosa so io. Quindi, a livello del Ministero, che poi prima che il Ministero dica facciamo così, a livello di gente esperta in questo argomento, hanno deciso di fare così. Ben venga.
di sicuro io ho sentito tante critiche sul FAMAS. Io ho usato il FAMAS per 25 anni, l'ho usato in situazioni che non si poteva toccare la canna perché era blè, da tanto ci si sparava. Non ho mai, mai avuto un problema, mai, ma mai. Inceppato in acqua, la sabbia, il deserto, mai. FAMAS non mi ha dato nessun problema. So che ci sono stati dei incidenti, per carità, nessuna arma è perfetta. O perfetta come si vorrebbe. Per cui hanno cambiato, sicuramente le cose evolvono. È un altro motivo per cui le donne da noi non possono andare, perché le protezioni balistiche sono cambiate. Una volta andavi all'attacco in magliettina a maniche corte, dopo hai cominciato ad avere un certo tipo di protezione. Adesso se devi tenere degli equipaggiamenti, voi li vedete nei film, quei caschi un po' particolari che abbassi con i visori notturni, con tutta la visione periferica di giorno, di notte, nebbia, poco importa. Tutte le protezioni balistiche fino a sotto il, fino al, a mezza gamba, al ginocchio, che per carità sono belle, funzionano. Però un equipaggiamento medio oggi pesa 30 kg, forse anche di più. E torniamo col discorso della donna. Una donna che mediamente può pesare 50 kg, per carità ci sono le donne anche di 80 kg, siamo d'accordo, ma cioè deve tenerti addosso 30 kg di protezione balistica, dopo c'è lo zaino, dopo ci sono le armi, dopo ci sono gli anfibi, e non è che dopo devi stare là a portare a spasso i 40 kg che hai addosso, devi correre. Per cui la stessa cosa l'arma, hanno deciso di cambiare l'arma, sicuramente è un'arma, sarà un'arma che avrà fatto le sue prove, se no sicuramente ci avrebbero lasciato ancora di FAMAS. Una curiosità mia, visto che io e Tiziano abbiamo sparato a nostro tempo con Garand e il FAL, la configurazione CBIC del 34. Il bullpup com'è che quali sono le qualità? Mi sono sempre chiesto, ovviamente nelle stesse dimensioni si può avere una canna più lunga o comunque un fucile più ridotto nell'utilizzo, qual è il pregio? Ma se dobbiamo parlare di legione straniera, lasciamo stare le armi. Sì. O la parte era una piccola parentesi. Ma la parliamo dopo se vuoi, le parti tecniche delle armi, l'armamento, la legione straniera non è questo, la legione straniera è veramente quell'immensa famiglia, quel cameratismo, quello di cui parlava Giorgio, è vero che è duro, è vero che, ma dopo fai, sei con i tuoi fratelli, ma nel vero senso della parola, c'è tanta gente che sento quando vado in giro, anche in Italia, fratello, perché abbiamo fatto il militare insieme, perché abbiamo fatto un anno di servizio di leva, fratello, che va bene, attenzione, non sto contestando niente, per carità. Pensate che ambiente ci può essere. Ci si chiama fratelli perché si è fatto un anno di servizio militare di leva pulendo e facendo la guardia, e ci si sente così legati che ci si chiama fratelli. Noi stiamo insieme da 5, 10, 20 anni, 30 anni facendo la guerra, quindi vivendo quel genere di situazione, non facendo la guerra perché non è vero, ma andando sicuramente in zona di guerra, dopo la fai o non la fai è un'altra cosa, ma quindi vivendo con quello stress, vivendo in quell'ambiente. Poi molte volte le paure, io ero a Bacassì durante la guerra di Bacassì nel 96, tra il Camerun e la Nigeria, tutta la mia grande paura era quella, quando dormivo, di farmi mordere dal mamba, perché eri lì, se viene che ti morde cosa fai? Che stai dormendo? Sì. Lo dice una giornata, ma no. Ho la foto del 96, sua? Poi arrivi, quello allora, sì, la foto l'ho fatta io, la persona che ho fotografato, lì siamo in Repubblica Centroafricana, durante i combattimenti di Bangui,
lì è proprio l'impiego classico della regione straniera quello che è successo. Quello è un ragazzo di cui evidentemente non faccio il nome, italiano, eravamo gli unici due italiani dello squadrone. Lì è proprio l'esempio di cosa sia la regione straniera e come viene considerata e come viene utilizzata. Perché noi eravamo andati in Repubblica Centroafricana per una missione tornante, normale, di protezione, di presenza, no, di protezione. Dopo qualche giorno è scoppiata la guerra civile. Noi eravamo in un campo, si chiama Bois, al confine con il Camerun, e ci hanno detto di andare immediatamente alla capitale per vedere cosa succedeva e evidentemente difendere l'ambasciata, il palazzo governativo. Il problema è che in Repubblica Centroafricana c'erano due unità della regione straniera, noi della cavalleria e la prima compagnia del secondo straniero di Nîmes, totale circa 250 legionari. Di fronte avevamo i ribelli del campo di Kassai, all'incirca 6.500 uomini. Non è venuto nessuno. Abbiamo fatto il lavoro. Semplicemente una compagnia che era in Chad, credo, del REP, si sono posizionati da N'Djamena, sono venuti sull'aeroporto di Mpoko, loro tenevano l'aeroporto, però noi eravamo, ripeto, più o meno 250 uomini. Abbiamo protetto e tenuto il palazzo del presidente, abbiamo tenuto l'ambasciata e abbiamo tirato fuori dalla capitale circa 2.200 civili, ostaggi, in due unità della regione. È proprio l'impiego classico. Vale. Un'altra foto del 96 meno... Quello allora, c'era il capitano che veniva a vedere, perché voi nella vita normale, tra virgolette, avete il cane, il gatto, il canarino. Io c'avevo il camaleonte. Quello è il mio camaleonte Charles de Gaulle. Allora, voi pensate cosa vuol dire essere un soldato francese e avere un camaleonte e chiamarlo Charles de Gaulle? Che ogni tanto veniva il capitano e mi dice Perrini, perché mi chiamavo Perrini. Io ho capito, avevo fatto qualcosina, per cui un po' di libertà, tra virgolette, me la permettevano, perché avevo fatto qualcosina, poco importa cosa, ma insomma mi ero meritato un po' più di libertà. Mi diceva, io ho capito che ma insomma, chiamare un camaleonte Charles de Gaulle in Francia, ma è una vergogna. E io avevo Charles de Gaulle e una gazzella che era il generale Schwarzkopf, quello che ha detto tante delle per bilanciare le cose. Eh sì, ero bello e giovane una volta, adesso sono rimasto solo bello. Giorgio, quanto è stato facile o difficile dopo 6 anni di legione lasciare? Che poi giovane, quindi aveva tutto, poteva reinserirsi benissimo nella vita civile essendo ancora giovane a 26 anni, 27 anni. Sì, avevo 27 anni. Allora, non è che sia stato così difficile, nel senso, comunque quello era l'obiettivo che mi ero prefissato. Io volevo fare solo 5 anni e basta. Poi sono rimasto un anno di più per poter partire a Gibuti, dove sono rimasto 2 anni e 3 mesi. E quindi ho dovuto fermare per un anno supplementare, che per il contratto è di 5 anni, però poi si può rinnovare anche per periodi più corti. Io l'ho rinnovato di 1 anno. Scusate. Dopo quanti anni? Perché se ha fatto 6 anni in tutto, vuol dire che ha rinnovato al terzo, quarto anno? Appena prima di partire a Gibuti. Ah, ok. Siccome i soggiorni di oltremare sono di 2 anni, automaticamente avrei sforato i 5 anni di contratto, per cui ho firmato 1 anno in più da subito per poter partire. Così facendo coprivo il soggiorno di 2 anni, poi in realtà me l'hanno prolungato di 3 mesi supplementari. Comunque dicevamo che il mio obiettivo principale, perlomeno primario, era quello di rimanere solamente per 5 anni, poi sono rimasto 1 anno in più, 6 anni, va bene.
però era da subito già l'intenzione di prenderla come esperienza limitata nel tempo e di non farne carriera comunque. L'uscirne poi, doversi reinserire nella vita civile, ha avuto c'è bisogno di un periodo di transizione di cui non ci si può, non c'è il lusso, nel senso, si è inseriti diretti e buonanotte. Però c'è stato per me un periodo di transizione per potermi riadattare, dove ho perso alcune cose che avevo oramai acquisito nel corso dei 6 anni e ho dovuto, in qualche sorta, come se fossi diventato un po' più civile, ma non nel termine che ero incivile, semplicemente avevo delle attitudini, degli atteggiamenti, dei modi di fare che non erano più completamente adatti alla vita civile. Quindi ho dovuto un attimo fare un aggiustamento, un riassettamento. È capitato in un periodo in cui avevo ripreso gli studi, quindi gli studi, dovermi concentrare su degli studi, ho preso gli studi in aeronautica, mi hanno permesso un attimo di riadattarmi senza essere completamente inserito in una vita lavorativa attiva, in contatto con le persone costantemente. Però c'è stato un periodo di adattamento per un attimo ricalibrarmi in qualche senso. Entrambi avete scritto diversi libri. Qua abbiamo il suo che ha due anni fa pubblicato, se non erro. Sì. E nei confronti degli altri legionari si mantiene sempre un contatto, cioè inevitabilmente un legame che dura nel tempo e di... Allora, io devo un attimo non sfatare, ma forse vado un po' controcorrente in quel senso lì. Nel senso che, adesso non so, forse sarà la stessa cosa, che l'ho già visto in altre persone che hanno fatto anche periodi molto più lunghi di servizio di me. Se anni la legione è molto marcante, ti marca veramente tanto, però anche molto stancante, almeno dal mio punto di vista, probabilmente perché non avevo un'attitudine militare proprio al 100%. Io militari li ho sempre visti non in malo modo, ma comunque come qualcosa che troppo inquadrati, troppo ti fanno il lavaggio del cervello, eccetera, eccetera, eccetera. Forse era un'ottica sbagliata, vedo che Tiziano scuote la testa, forse era un'ottica sbagliata, ma l'idea che avevo io. Però sono andato a finire in un posto dove si portavano all'estremo queste caratteristiche. Quindi dopo i 6 anni, diciamo, ero un po' saturo di quel tipo di vita lì, la vita militare, eccetera, eccetera. Ho tenuto i contatti solamente con 2 persone, che erano uno un portoghese e l'altro brasiliano. Per ritornare alla domanda che era stata fatta prima, se si formano dei capannelli di nazionalità, io in realtà gli italiani che erano presenti di giorno li ho frequentati anche veramente molto poco. Probabilmente non c'erano affinità. Mi sono trovato meglio con un tedesco, i portoghesi, brasiliani, eccetera, eccetera. Era con loro che mi frequentavo di più. Bene, ho tenuto il contatto solo con loro 2, di cui il portoghese ha fatto 15 anni, quindi è rimasto dentro, ha fatto una carriera completa. E invece il brasiliano dopo 5 anni ha lasciato anche lui la legione come me, ha ripreso gli studi, è diventato professore dell'arte, perché lui era interessato alla storia dell'arte, quindi è andato malgrado che fosse brasiliano, è andato in Colombia, ha studiato Università dell'Arte nell'università colombiana e poi è ritornato nel suo paese per insegnarla come professore. Si è dilettato poi in altre cose, ovviamente come tatuaggi, si dilettava nella pittura, eccetera, eccetera. Però i soli contatti che ho tenuto sono stati con loro. È stato solo anni dopo che, ovviamente, come dicevo, è qualcosa che ti marchia, che ti resta dentro, che ho ripreso ancora i contatti con il club che c'è vicino qui in zona dove abito, dove ho ripreso ancora i contatti, dove ho ritrovato ancora degli ex legionari, eccetera, eccetera. Diciamo che è una cosa, quando incontro degli ex legionari, mi capita di tanto in tanto, insomma, lo vedo che non è che sia per forza una cosa così risentita. In alcuni di loro c'è proprio una
un bol, come si dice in francese, cioè c'è una saturazione, quindi ti devi, per alcuni di loro, tra i quali io, ti stacchi, ti devi staccare per un certo periodo, però siccome è dentro di te, fa parte di te comunque, non è da non considerare che non si ritorni poi a ricercare il contatto più tardi. Infatti molto più tardi il contatto l'ho rilegato e adesso sono in contatto con degli ex legionari, alcuni molto più vecchi di me, che hanno avuto delle esperienze molto precedenti alla mia e sono in contatto ancora adesso, sì. Invece per quanto riguarda Danilo, la produzione, io capisco 25 anni di esperienze, già solo guardando sul web se ne trovano molti di libri scritti, 25 anni di operazioni, di attività, come direbbero da noi, cinetica, insomma è solo l'inizio di molte pubblicazioni. Da raccontare ce n'è. Sì, ma è quello che ogni tanto lo dicevo prima in un altro contesto, io ogni tanto mi faccio tanti amici. Ho la capacità incredibile di farmi tanti tanti amici con poche parole. A me gli esaltati, i fanatici, quelli che chiamo nei miei libri, nelle presentazioni, i guerrieri da tastiera, mi danno fastidio, mi urtano. C'è gente che mi dice: magnifici i tuoi libri, io le sono stupendi, soltanto che vorrebbe un po' più di sangue. Ma Cristo, se volete il sangue, firmate il contrattino in basso a destra, venite minimo 5 anni e quando andate in Afghanistan, in Iraq, a destra, a sinistra, vi garantisco che i bambini crocefissi agli alberi li vedrete anche voi e sarete contenti. I miei libri non parlano di questo, i miei libri parlano della legione straniera. La legione straniera vede anche gli orrori, alla stessa maniera dei nostri bersaglieri se vanno non so dove, dei nostri della folgore se vanno non so dove, se saltano su una mina si vedono pezzi d'uomo a destra e a sinistra, non serve venire in legione straniera. E non è quella la legione straniera. La legione straniera è quello che voglio provare a dare nei libri. Il primo, Mai avere paura, che parla proprio di come ci si arruola, se ci vogliono i documenti, che documenti, se ci vuole, cosa si fa, quanto si guadagna, dove si va. Siamo all'ottava riedizione, meglio, sono state fatte 7 riedizioni, è partita la prima, un po' più piccola, di formato, non di contenuto. È uscito la scelta è molto più intimo, è tutta una serie di aneddoti, ma sempre per parlare di cosa sia la legione. La prima volta è in assoluto il terzo libro, ma è il primo di una trilogia, perché ne seguiranno altri due, ed è in forma romanzata. Forma romanzata non perché racconto le fantasie, perché ci sono dei colloqui, ci sono dei dialoghi, cioè ci sono dei personaggi che si vedranno nel secondo, nel terzo libro, ma che è tutto vero. Quindi i personaggi che ci sono, ce ne saranno che muoiono, ce ne saranno che vanno via, ce ne saranno che resteranno fino al terzo libro, ma anche voluto, perché come diceva Giorgio, la legione ti dà molto ma ti chiede tanto, e quindi cambi dopo anni, cambi, ma la legione è questa, la legione e il rapporto con gli ex legionari. Io ho delle cause in corso perché qualche cialtrone pezzente si è sognato di dire che io sono un neonazista appartenente a quel gruppo che ha fatto 50 morti, 51 morti con due attentati in Neozelanda, ve lo ricordate sicuramente, qualche anno fa, e io faccio parte di quel gruppuscolo, e si capisce chiaramente dai tatuaggi e dalle svastiche che ho sul corpo. Se volete mi metto a petto nudo e vedete quanti tatuaggi ho, che sono così, tra l'altro. La crediamo sicuramente, parola. Il problema è, quando è venuta fuori questa cosa, in Francia, la stampa italiana, una certa stampa, no la stampa, io non ce l'ho con i giornalisti, ci mancherebbe, perché ci sono, ma è come in legione, eh? In legione non siamo tutti bravi, ci sono i bravi
e i fedenti, tra i giornalisti è la stessa cosa, dovunque è la stessa cosa. Questi giornalisti e questo tipo di stampa in Italia ha ripreso la cosa amplificandola un po'. Il risultato, vado agli ex legionari, io mi sono sentito chiamare da un, come si dice, un cabinet d'avvocat, un gabinetto di avvocati, no, uno studio, da uno studio, studio legale. Da uno studio di avvocati di Parigi, studio legale. Da uno studio legale di Parigi, ma conosciuto, famoso oltretutto. In effetti, quando mi ha detto buongiorno, io sono tal dei tali, dello studio tal dei tali, non avevo fatto la connessione, dico sì, beh, e cosa volete? Mi dicono loro a me, è successo questo, questo e questo, quindi se vuole prendiamo la sua difesa. Dico, ma perdonate, ma io non ho neanche di che pagare la tariffa, la parcella di una telefonata che mi state facendo. La risposta è stata, ma con una serenità, guardi, lei è della Legione, ha 30 anni, hanno aumentato, non è vero, ma dico quello che hanno detto, ha 30 anni di servizio, per la Francia ha fatto già abbastanza, adesso la Francia fa qualcosa per lei. Uno dei nostri avvocati è un ex ufficiale vostro della Legione, prendiamo in conto tutto, non deve pagare niente, è tutto fatto da noi in nome della Francia. Questa qua è la reazione, questo qua è il cameratismo, questa è stata la mia esperienza. Ma io parlo di queste cose nei miei libri, per me questa è la Legione. Avevo conosciuto anche perché una può sembrare ingenuo, ma mi ricordo quando ho parlato con diversi incursori e chiedendo una semplice opinione riguardo alcuni film celebri del momento, e loro hanno sempre sottolineato: noi i film di guerra non li vediamo, non, ed è comprensibile che chi venga affascinato da certi argomenti, chi non li ha mai vissuti. Ma essere affascinato è una cosa. Comunque, la Legione, un esempio magnifico, è avvenuto in piena seconda guerra mondiale, e quello vuol dire tutto, e questo viceversa è testimoniato. Il signor generale Rollet, chiamato il papà della Legione straniera, il generale papà Rollet, è morto a Parigi di vecchiaia durante l'occupazione tedesca, sapendo che questo Rollet guidava il suo reggimento di legionari durante la prima guerra mondiale, gli assalti alle trincee, senza armi, era colonnello, con un ombrello rosso aperto, e diceva: finché l'ombrello va avanti, io vado avanti, se io vado avanti, voi mi seguite. Ha fatto la prima guerra mondiale con le stragi che c'erano, correndo da una trincea all'altra con l'ombrello rosso, per dire il tipo. Quando è morto, Parigi era occupata, e durante il funerale un ufficiale superiore tedesco era nel corteo dietro la bara che rendeva omaggio al generale Rollet. Finito tutto, la stampa francese ha detto: ma è il nemico, è l'occupante, lei è un ufficiale, un colonnello delle forze armate tedesche che sta rendendo omaggio a un generale delle forze armate francesi. Il colonnello ha detto: guardate che mi state sbagliando, il colonnello tedesco, io non sto rendendo omaggio a un generale delle forze armate francesi, io sto rendendo omaggio al mio tenente. 30 anni prima era legionario, aveva combattuto agli ordini del tenente Rollet nel deserto, e 30 anni dopo, pur essendo nemici, pur essendo in occupazione, pur essendo sotto un regime come quello nazista, è andato oltre tutte queste cose. Questa è la Legione straniera. Ma ve ne posso dire quante volete, ma di queste cose. Io ero divorziato e c'era un ragazzo, un corso, solo che io ero a Castelnaudary a fare lo stage trasmissioni. Lui era lì a fare la formazione di base, quindi non poteva neanche parlarmi. Un giorno, due giorni, un mese, mi vedeva sempre dentro. Avevo l'anello al dito. Un giorno mi dice: non avrebbe potuto, ma ci siamo visti nel locale dove si lavavano i panni, dove c'erano le lavatrici, c'era meno controllo. Mi dice: ma il sabato e la domenica tu sei sempre qua? E gli ho detto: sì, sono sempre qua, non ho i soldi. Una volta guadagnavamo 1500 franchi al mese, 400.000 lire al mese.
quando la paga minima garantita in Francia era di 5.000 franchi al mese, guadagnavamo tre volte di meno. Per cui gli dicevo, non ho i soldi. Questo qua un giorno, uscendo dalla mensa, mi si avvicina, mi dà come un colpo, sento la mano nella mano, mi mette in mano liquidi, 1.000 franchi. Lo guardo e gli dico, ma mi ha detto, sto weekend, se puoi uscire, appena puoi uscire, vai a vedere la tua famiglia. Ha dato 1.000 franchi, era la paga. Mi ha detto, ma non te li fa... mi ha detto, guarda, non sapevamo neanche il nome, mi ha detto, la legione è piccola. Quando ne avrò bisogno, saprò dove trovarti. Non ci siamo visti più. Un paio d'anni dopo, io vado al REC, lui va al REP. E dicevo a questo ragazzo, ma perché vuoi andare al REP? Diceva, io mi sono arruolato per un solo motivo. Mio papà era al REP. Io ho detto, è morto. Uno scontro in Chad. È morto in servizio. Io tutto quello che voglio è arruolarmi in legione straniera, arrivare a essere del REP e andare davanti alla tomba di mio padre, in divisa da legionario, e salutarlo militarmente in divisa da paracadutista, come era lui. Vabbè. Va al REP, due anni e mezzo dopo, ricevo una lettera a Orange. Ciao, sono dal dei tali, se ti ricordi ti ho dato 1.000 franchi 2 anni fa, adesso mi farebbe comodo riaverli, se me li puoi dare. 2 anni dopo. La mia risposta è stata, caro tal dei tali, ti ringrazio, non per avermi prestato i soldi, ma per avermi contattato e avermi dato la possibilità di riparare il mio debito. E questo è tipica, non sono io, ne conosco 8.000 in servizio oggi che farebbero la stessa cosa. E non gli ho dato 2 franchi, gli ho rispedito 2.000 franchi. Questo aneddoto rende bene veramente che cosa significa essere un legionario, insomma. Sono i figli di mignotta anche da noi, attenzione. Quelli ci sono dappertutto. Okay. Beh, in realtà dovrebbe significare cosa vuol dire essere un militare, perché certe tradizioni che si eredino in famiglia, certi esempi, spesso sono seguiti. È la grande differenza, perdonami Giorgio, vado a ruota libera, ma è la grande differenza tra noi della regione e le forze armate non italiane, anche quelle francesi, perché è la stessa cosa. Noi non siamo migliori, ma Luendo è là, ma siamo, per carità di Dio, voi della regolare, voi italiani siete sicuramente più addestrati, più equipaggiati, per carità di Dio, ma noi siamo diversi, e io lo vedo proprio in queste cose. I miei amici paracadutisti, ma non lo dico per piaggeria, qualche anno fa sono stato invitato ufficialmente dal generale comandante La Folgore, sono andato alla festa della brigata in divisa sul palco delle... magnifico, veramente, i miei fratelli della Folgore, che non critico assolutamente, ma se ce ne sono in linea sicuramente approveranno quello che dico, non dico le bugie, e penso che non siano contro quello che sto per dire, ma è tutta la grande differenza. Noi festeggiamo Camerone il 30 aprile. Camerone è quando un'unità nostra ha scelto liberamente di combattere fino alla morte. Faccio velocemente. È successo il 30 aprile. 1863? Il 30 aprile dell'863, e noi ogni 30 aprile lo festeggiamo. Poco importa il giorno. La Folgore... parlo della Folgore perché li amo, non perché abbia qualcosa contro. La Folgore festeggia l'inizio della battaglia di El Alamein, 24 ottobre. Il 24 ottobre, e fanno la loro celebrazione, cerimonia, festa. Il problema è che il 24 ottobre, se cade di sabato o di domenica, non fanno più la festa, perché bisognerebbe pagare gli straordinari, perché c'è la libera uscita, perché. È tutta la grande differenza, e questa cosa io la contesto, sono contro questa cosa, che non è colpa dei ragazzi, attenzione, i folgorini sono là, se mi dicono di farlo lo fanno, ci mancherebbe anche quello, ma è proprio la mentalità che sta andando via. Cioè, c'è poco da gridare, da urlare, fratellanza, le tradizioni, ma a El Alamein i nostri ragazzi paracadutisti
hanno combattuto fino alla morte, fino alla fine, non si sono arresi. Gli inglesi lo dicono, non c'è stata una sola bandiera bianca che si sia alzata e non sono stati a guardare se l'orario di lavoro era finito, non hanno guardato se era sabato o domenica, non hanno chiesto gli straordinari. Non è possibile che per celebrare determinate cose noi pensiamo agli straordinari, noi pensiamo alla libera uscita. È vergognoso, come mentalità è vergognoso. È la grande differenza che esiste tra noi in Legione e il resto, non gli italiani. In Francia è la stessa identica cosa, vi garantisco. Noi siamo un po' diversi da questo punto di vista. Giorgio, penso che tu non sia, cioè è la tua vita, l'hai fatta. Sì, concordo, nel senso che abbiamo veramente, cioè non abbiamo veramente, è una mentalità diversa, è un atteggiamento diverso, eccetera, eccetera. Quando si entra non è che dici sì, il fine settimana ce l'ho libero, prendo il treno e ritorno a casa. No, il fine settimana se è libero, sei sempre lì, non vai altrove. Lì sei, arrivai fuori a visitare la città, a divertirti forse, ma sempre lì sei, quindi c'è proprio uno stacco totale dalla tua cultura, delle tue amicizie, eccetera, eccetera. Salvo forse per i francesi, che loro hanno la possibilità eventualmente di ritornare a vedere i loro amici, ma per gli altri, tutti gli altri, lì sei, lì resti. Io devo dire una cosa, come diceva Danilo, è una tradizione che mi sono non inventato, ma che applico sempre al 30 di aprile. Io bevo raramente, ma una birra la bevo sempre proprio, mentalmente, per essere, fare compagnia a tutti i legionari che la festeggiano in giro per me. Ma guarda che testimonianza. Guarda che testimonianza. Bevo solo una, però una la bevo. Una domanda la vorrei fare a Tiziano. Perché in Italia non c'è una legione straniera, secondo te? Ma innanzitutto di avere i territori che ha la Francia oltremare. Ma quando venne creata la legione straniera francese nel 1831 era un particolare periodo storico, quindi dalle fine delle guerre napoleoniche alle rivoluzioni del 48 si andava, quindi era completamente un periodo storico completamente differente. La legione straniera italiana si era parlato ai primi anni 2000. Si parlava di arruolare albanesi perché c'era quella mentalità che c'è ancora tuttora dell'ammortizzatore sociale. Non c'è bisogno di creare una legione straniera italiana, perché le reclute non mancheranno mai nelle forze armate italiane, non ci sarà mai un problema di arruolamento, perché le forze armate in Italia sono considerate semplicemente un ammortizzatore sociale. Quello considerano i politici e purtroppo lo considerano gran parte di chi si vuole arruolare o si arruola. Quindi siamo di fronte a due realtà statuali completamente all'opposto. La Francia è una potenza nucleare, una potenza ex coloniale che ha dei precisi obiettivi, una precisa strategia, può essere condivisibile o meno, ovviamente con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, non sto certamente a dire che la Francia fa tutto bene, l'Italia è un'altra cosa sinceramente, quindi le sue forze armate sono il riflesso della sua politica. Non esisterà mai nulla di simile in Italia alla legione straniera, e penso che quanto descritto oggi dai nostri ospiti sia veramente una testimonianza significativa. Sì. Una buona notizia: negli ultimi giorni è iniziato il rientro del nostro contingente che era bloccato in Libia da oltre un mese perché i libici non rilasciavano i visti. L'anno scorso sono rimasti bloccati per 3 mesi in più dopo un turno di 6 mesi, semplicemente perché non ci concedevano i visti per tornare. Credo che forse la Francia caratterialmente non dovrebbe affrontare mai certe situazioni
che vengono invece riservate al nostro paese. Forse in queste cose dovremmo imparare qualcosa anche dagli altri. Perché dopo con i vari appassionati fans che dopo mi seguono, mi scrivono, attenzione, questa cosa che hai appena detto, che è verissima, non è colpa dei nostri soldati, eh. Assolutamente, ma i soldati poveracci, non c'entrano niente i nostri soldati italiani, cioè, se c'è questo trattamento è perché manca la volontà politica. Esatto. Viva le nostre forze armate, per carità di Dio, le nostre italiane, io lo dico sempre, viva le nostre forze armate, viva le nostre forze dell'ordine, che sono ancora più meritorie di noi perché vivono in un contesto, io non faccio politica, non parlo di politica, no, però le nostre forze armate, via. Però sì, abbiamo compreso. Qualche volta anche in Italia un DVE sarebbe servito, nel senso qualche militare capace di battere un pugno sul tavolo e dimettersi sarebbe stato apprezzabile. Da noi si è abituati troppo a accettare con rassegnazione. Ma dovrebbero essere un esempio anche per noi, eh? I vertici militari francesi. Io non so se c'è tempo, ma questa cosa dell'essere bloccati. Costa d'Avorio, 1 agosto del 2004, stavamo scortando una corale da una zona del centro della Costa d'Avorio a Yamoussoukro, che è dove c'è la rievocazione di San Pietro, la siamo in Costa d'Avorio, appunto. Sì, vabbè, comunque, al di là di questo, e a un checkpoint delle forze governative della Costa d'Avorio ci hanno bloccato. Il nostro capitano ha detto: stop, questa è la regione straniera, siamo qua per fare un certo tipo di lavoro, voi non potete bloccarci. Hanno puntato le armi. Noi avevamo, ognuno di noi, il nostro bersaglio in tacca di mira, su ordine del capitano, e aspettando l'ordine, io, questi sono ricordi vivi, io ero col FAMAC appoggiato sul cofano della macchina, avevo in sacca di mira il bersaglio che era di fronte, con una mano ero lì, con l'altra stavo scrivendo a mia moglie, perché ero sposato all'epoca, dicevo, perché come sarebbe andata a finire, le ho mandato soltanto tutto ok, ti amo, e aspettavo fuoco, perché ma per dire, cioè, ma stiamo scherzando, io sono una forza militare e tu non mi dai il visto, o tu mi blocchi, o tu mi impedisci, cioè tu puoi anche provare a impedirmi, ma io vado. Ma non è che noi siamo più bravi dei soldati italiani, probabilmente è la protezione che abbiamo a monte che è migliore. E come si è risolta la situazione? Avrebbe fatto la stessa cosa, se avesse potuto. No, dico, cioè, come si è risolta la situazione? Sono stupende. Oh. Parlo da italiano. No, dicevo, quella situazione al checkpoint, poi come si è risolta? Si è risolta che quando hanno visto che effettivamente eravamo un pelo da fare fuoco, il capitano ha detto effettivamente, cioè, avete X tempo, fate quello che volete, non parlo più, avete X, non lo so, un minuto, due minuti, un secondo, quando scade X faccio fare fuoco e noi passiamo. E va, noi eravamo con, ognuno di noi aveva il suo uomo in tacca di mira, non è neanche a dire fai fuoco, ognuno di noi aveva il bersaglio da distruggere, da abbattere, da pulire, noi eravamo, diciamo, da pulire. Ma cioè, è impensabile che io vada in una zona a fare da truppa costumetto e tu, ribelle o governativo, vuoi mettermi i piedi in testa. Non è, ma non è nello stile della regione straniera, perché la regione straniera esegue gli ordini, non è che ci si deve capire. Sì. Appunto, non siamo mercenari, non siamo dei tagliagole, ci sono delle consegne di tiro precise. Il problema è che abbiamo delle consegne date da Parigi,
comando delle forze armate francesi è l'Eliseo, è Macron oggi il capo dello Stato, è lui il capo delle forze armate, è lui che dà gli ordini. E probabilmente il problema è proprio lì. Con il dialogo avete risolto tutto, e speriamo che dopo il trattato del Quirinale, insomma, anche noi possiamo allinearci a certe dinamiche, insomma, riuscire a farci rispettare un po' di più, perché quello che viene testimoniato spesso è negli ultimi anni di aerei che arrivano per aiutare un paese come la Libia e metà dei soldati possono sbarcare, altri vengono rimandati su dal miliziano perché dice che i visti non sono regolari, il comandante che non viene fatto atterrare con un aereo militare perché deve prendere un volo civile dalla Turchia, il comandante che non può girare armato né con la scorta armata perché il miliziano di turno non gradisce. Credo che meriterebbero molto di più i nostri uomini, e devo dire che ci sarebbe bisogno di un applauso per la capacità di sopportare tante umiliazioni continue. Io siamo alla soglia delle due ore, vi ringrazio per la testimonianza notevole che ci avete dato, ma vorrei anche chiedervi un ultimo messaggio. Cosa direste inevitabilmente a chi ci ha seguito, o ci sarà qualcuno che come voi a vostro tempo sta valutando o pensando di fare domanda nella Legione? Qual è il vostro consiglio? Oddio, se devo essere sincero, la sola cosa è prima se effettivamente sente di volersi arruolare, ma non per il prestigio, per la divisa, per quest'altra stupidata, ma soprattutto che sia effettivamente convinto di quello che vuole fare. È inutile andare solo per provare, non è il posto dove ci si va solo per provare, ma se lo senti veramente che hai bisogno di quello che diceva Danilo a inizio trasmissione, se è una cosa che tu senti che hai bisogno di fare, altrimenti meglio lasciar perdere. Ci sono gli eserciti da regolare, dei corpi da regolare in tutti i paesi, e ognuno si può arruolare nel suo proprio paese, non sicuramente alla Legione. Danilo? Allora, quando già una persona mi chiede, e ne ho tante al giorno, mi dicono cosa ne pensa? Dico: state a casa vostra. State veramente a casa vostra, perché già solo il fatto di dire voglio arruolarmi, ma mi servono delle informazioni, state a casa vostra. Giorgio ha detto: quando mi sono arruolato non sapevo niente della Legione. Io ripeto, quando mi sono arruolato l'unica cosa che conoscevo era il film di Taglio e Olio, Gli asini che volano, i due legionari. Cioè, ma non è una per dire, è la verità. Solo che mi sono andato e sono rimasto e volevo restare. Se una persona già chiede ho bisogno di informazioni, vuol dire che già non ha bisogno. E tutte le balle, perché tutti sono bravi a raccontarsi le balle, è tardi, quindi non credo che ci siano bambini in linea. A queste persone che vogliono arruolarsi, vorrei parlare, vogliono venire in Legione, che sentano il linguaggio che abbiamo in Legione straniera, che non è molto elegante, ma è questo. Le scuse sono come il buco del culo, tutti ne hanno uno. Ma non funziona però così, con le scuse. Per cui non è vero, sì, ma io sono diverso. Se già vi ponete la domanda, mi servono delle informazioni, state a casa vostra. Perché non potete condizionare il fatto di venire al fatto se si guadagna tanto o poco, al fatto di sapere se potete mandare soldi a casa oppure no, al fatto di sapere se avrete la possibilità di vedere la fidanzata oppure no, al fatto di sapere se potete scrivere o no, usare il telefono o no, il computer o no. State a casa e giocate con il vostro computer, con la PlayStation, state con la mamma, con la fidanzata, fate quello che volete. Una persona che veramente ha bisogno, gli possono togliere tutto, ma se ne ha bisogno, viene. Per cui forse sono un po' crudo. Io sono un brigadier chef con 25 anni di servizio operativo in Legione straniera, e la gente con la quale avrete a che fare è esattamente come me,
forse magari un po' meno delicata anche. Per cui la risposta è di una chiarezza estrema. Beh, chiaro. Sicuramente sono dei consigli preziosi, in un modo o in un altro. Un'ultima domanda, ma poi si parla spesso di esercito europeo, può in picco, cioè come modello rappresentare già, vista soprattutto le nazionalità che la compongono, un effettivo e valido esercito, oppure sono troppo diverse le nazionalità che la è, ed è troppo diversa la mentalità? Torniamo al discorso che diceva Giorgio, non è paragonabile, perché da noi c'è questa mentalità, mentre invece tutte le altre unità che formerebbero l'esercito europeo verrebbero da un esercito regolare, quindi arruolato e formato con una certa mentalità. Cioè l'esercito europeo, per quanto europeo, sarebbe quello che non vuole fare la testa del corpo, dico una stupidaggine, perché è di domenica e vogliono essere a casa. Cambia poco che siano italiani, inglesi, tedeschi o che siano insieme l'esercito europeo, la mentalità è quella, per cui non è veramente paragonabile. Allora, prima dell'esercito dovremmo fare una legione europea. Posso aggiungere una cosa anche diceva Danilo, è che la mentalità diversa non è tanto fatto che sia migliore o peggiore, ma è proprio diversa. E soprattutto è una mentalità che si è forgiata in 200 anni di esistenza, passando attraverso esperienze, conflitti, miscela di razze e di persone in diverse fasi della storia. Quindi non è una cosa che si può creare così, come la mettiamo in piedi in uno spazio di, che ne so, un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Non sarebbe la stessa cosa, non è comparabile. Va bene, io vi ringrazio per la testimonianza, per aver insegnato qualcosa a me per primo, che veramente grazie non a voi. Potevo. Io spero di ospitarvi in futuro, se torneremo sull'argomento, visto la capacità e la chiarezza con cui avete espresso certi dettagli, insomma, di vita della regione. E ringrazio anche tutti i lettori che ci hanno seguito e per le domande con cui hanno partecipato all'intervista. Saluto tutti e vi do appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata. Arrivederci. Grazie ancora. Grazie.